Al comunale di Arezzo va di scena la 27esima giornata di Serie C, girone B tra i padroni di casa dell'Arezzo e non vincono da 5 turni in campionato, 3 sconfitte e 2 pareggi, mentre la recanatese del nuovo tecnico Filippi, subentrato l'esonerato Pagliari, è addirittura da 5 partite di fila che non trova un punto, 5 sconfitte di fila per la recanatese, che arriva qui al comunale per raccogliere punti, ma l'Arezzo subito dalle prime battute è protagonista su quella fascia alla destra dove Pattarello e Lazzarini fanno il diavolo a 4, cross al centro dell'area di rigore, prima non arriva Catanese, qui Bianchi invece con il colpo di tacco e Meli che tiene il pallone per sé, sempre Pattarello protagonista, sterza verso destra, mette in mezzo il pallone con Gucci che prima non ci arriva, poi se lo riconquista, incrocia col destro, super parata da parte di Meli, a dire di no all'attaccante con la fascia da capitano dell'Arezzo, poi sulla ribattuta Catanese non mette dentro, gioca benissimo la squadra di Indiani che prova da distanza il tiro con Damiani, altro pallone che finisce tra le braccia di Meli, Pattarello è la vera spina nel fianco lì sulla fascia dove non viene assolutamente tenuto né da Longobardi né da Veltri, mette in mezzo un pallone interessantissimo che non viene però recapitato in rete, Gucci sul finale di tempo prova a incrociare il destro, non trova però lo specchio della porta, il numero 28 che litiga con il pallone nel primo tempo, nella ripresa continua ad attaccare l'Arezzo sempre con Gucci che sbaglia un'altra occasione da rete, ma è nell'aria il gol del vantaggio dell'Arezzo, lo firma proprio Gucci, punizione pennellata di Gaddini per il colpo di testa del numero 28 che dopo un digiuno durato esattamente 2 mesi timbra il 9° gol in campionato, non segnava dal 18 di dicembre contro il Perugia e sfrutta il calcio di punizione di Gaddini, svetta su Pelamatti e segna l'1-0 per l'Arezzo, Arezzo che continua ad attaccare, poi è Gaddini che si mette in proprio, allarga però il mancino, un Arezzo che però troverà pochi istanti più avanti il gol del 2-0, sempre Gaddini per Gucci, porta sguarnita, segna il 2-0, seconda doppietta stagionale dopo quella siglata alla SPAL il 23 di ottobre e al minuto numero 65 raddoppia l'Arezzo, tocca quota 10 in campionato, record personale in Serie C per Gucci dopo i 9 segnati con la maglia della Propatria, e bastano i 2 gol di Gucci a chiudere il match, l'Arezzo torna a vincere 2-0 contro la Recanatese.